Preparare la valigia è già un viaggio, una escursione dentro le proprie manie, tanto che a volte è difficile scindere il viaggiatore dal suo bagaglio, disse Leonardo. Diventiamo ciò che portiamo. La valigia è lo specchio dell'anima. L'anno scorso, al ritorno da un viaggio in aereo, davanti ai bagagli in aeroporto, ho tirato giù una valigia pensando che fosse la mia e me la sono portata fino a casa prima di scoprire, aprendola, che era di un altro. Ho schiuso una finestra sul piccolo mondo di un'altra persona. Doveva essere un tipo molto preciso. Gli oggetti erano riposti con cura e i più delicati erano imbustati. In poco tempo fece avere la valigia al suo vero proprietario, mentre io, per entrare di nuovo in possesso della mia, dovetti sudare le proverbiali 7 camicie. La valigia aveva fatto il giro del mondo, toccando 4 dei 5 continenti, con l'esclusione dell'Antartide. Mi venne riconsegnata dopo oltre un mese. Parola in movimento, era tornata a compiere il suo viaggio tra le parole e i libri, e lo fa con il libro scritto da Luigi Torino, Tre uomini e un cane sul sentiero degli dèi, la Staria Edizioni. Un libro davvero godibile, soprattutto perché racconta di 3 amici, non più giovanissimi, Leonardo, Vincenzo e Luigi, che intraprendono un viaggio, che ha una durata di una settimana, un viaggio per interrompere quella che è la quotidianità e ritagliarsi uno spazio personale per scoprire, o meglio riscoprire, territori, che sono vicini al luogo di, appartenenza, ma, nello stesso tempo sono, lasciati alla conoscenza solita, superficiale. Un viaggio quindi nel viaggio, un viaggio che ci porta a conoscere posti bellissimi. Ci spostiamo dalla costiera amalfitana alla penisola sorrentina e scopriamo quante similitudini e anche quante diversità differenti e differenze ci sono fra questi due, davvero due realtà, due paradisi, se così possiamo dire, che la natura ci ha regalato. Scopriamo aneddoti, scopriamo sentieri, scopriamo usanze, costumi, particolarità, gusti di questo territorio. Tutto raccontato da Luigi Torino con un linguaggio davvero piacevole, garbato, che ci fa riflettere sulla bellezza della lingua italiana. Parole in Movimento quindi torna con un consiglio di lettura davvero giusto. Alla prossima!